Dopo la vittoria su Latina, nella società Calcio Catania è vietato parlare di playoff con la squadra che rimane con i piedi per terra. I tifosi però sembra che la pensino in maniera diversa. Andiamo a sentire quelle che sono le loro opinioni. Dopo quattro vittorie consecutive, il Catania esce dalla zona playout. Per lei sono possibili i playoff? A me non pare ancora. Non è che ora perché facciamo quattro vittorie consecutive. Se però le prossime quattro partite le perdiamo, che facciamo? Ho preso troppe delusioni, 2 anni di delusione, e la squadra non l'abbiamo mai abbandonata. Dobbiamo sperare qualcosa di più dalla Serie A. Riusciamo a fare almeno 5 vittorie su 6 partite, ce la possiamo anche fare perché quelli davanti si sono fermati. No, io spero e credo che la salvezza ci basta e comunque mantenere la serie è già un gran risultato dopo l'andazzo della stagione. Squadra ora corre, gioca, ma basta così. Ci salveremo, punto. Intanto manteniamoci con i piedi per terra. Poi la chiave di volta sarà solo la partita di Bologna. Se il Catania vince a Bologna e contemporaneamente qualche altra squadra perde punti, allora forse potremmo pensare a qualcosa di diverso. Salvarci intanto è la cosa, la priorità. Qualcosa di più non credo perché ormai le partite rimaste, se non vado errato, ne sono 6, quindi si dovrebbero vincere tutte e sperare e pensare che gli altri non cominciano a correre. Credo quindi molto molto difficile. Visto un segnale di miglioramento in questa squadra anche a livello fisico, atletico. Soprattutto a livello atletico, perché ho visto che corrono fino alla fine dei 90 minuti e non si fermano, e poi il gruppo è unito. Già solo questo è una cosa che ti porta a pensare a qualcosa di più. Sì, il centrocampo, se funziona il centrocampo non fanno a noi gol, è difficile. E poi quelli che fanno i gol noi ce l'abbiamo. Ieri ho visto gli highlights, non ho visto la partita. E comunque è un Catania che corre. Non so se il professor Neri oppure la paura di scendere una serie poco pagata che gli spinge a fare risultati migliori. Facile da dire, ora corrono in campo, prima passeggiavano. Ma intanto completiamo l'anno, poi questa squadra con 2 innesti sicuramente può sperare un'altra volta nel lottare per la Serie Viene facile dirlo che appena è andato via Ventrone e con l'arrivo di Neri questa squadra comincia veramente a correre, stanno cominciando a vedere i risultati del suo lavoro. E poi ovviamente, come diceva in primis il mister, il discorso che vincendo si comincia ad avere un po' di più autostima e viene quindi più facile affrontare gli avversari. Si vendono più giornali. Sì, si vendono più giornali comunque in concomitanza delle vittorie del Catania, maggior numero. Ecco, chi è il trascinatore di questo Catania in campo? Il nuovo acquisto del Pescara, il bomber Maniero. Maniero, Maniero, ecco, secondo me è Maniero il nuovo. Rosina. Fa tutte le fasi del gioco, difensive, offensive, è un grande. Sicuramente Calaiò, certamente. Rosina fa solo confusione, comunque. Un gran giocatore e basta.